Ciao a tutti, benvenuti nel nostro canale. Siamo Paola e Assunta e oggi facciamo la ricetta di Merlutto alla Mediterraneo, 700 g di merlutto, 530 g di peperoni, 300 g di melanzane, 200 g di cipolla, circa 200 g di pomodoro e due spicchi d'aglio, 5 cucchiaio di olio di semi e due uova e 150 g di pangrattato. Peperoni. Peperone 530 g. Ok. Eccoci, adesso noi la cipolla l'abbiamo già messa qua sul fuoco. E poi ci metto le melanzane perché vanno messe tutte assieme. E poi si fanno andare finché non diventano belle rosolate. Poi ho messo l'aglio a farlo rosolare, poi ho messo la cipolla. L'aglio, se volete, lo potete togliere e mettere in terra. Io l'ho tagliato a pezzettini perché a noi l'aglio piace. Dopo che si è rosolato l'aglio, imbiondito, mettete la cipolla e la melanzana, la fate fare bella rosolata, giratela ogni tanto. Io adesso sposto la pentola dall'altra parte, ecco qua. Poi da un'altra parte mettete l'altra pentola per far fare il merluzzo. Io, siccome qua non va, faccio così, passa, perché quello è più grande, più largo. Faccio così, metto così e metto l'altra pentola qua. Noi di pomodori abbiamo usato i pomodori ciliegino, quelli un pochino più grandi. Questa, come vi dicevo, è la grandezza dei pomodori. Poi faccio vedere anche i peperoni, come li ha tagliati. Vedete che sono tagliati sottili ma non troppo. Così almeno avete un'idea anche di come ha tagliato. Allora, io adesso ho preso le due uova, ho detto li batto un pochettino perché adesso mi asciugo il merluzzo e li devo fare impanate, i merluzzi. E adesso ci metto l'olio qua, con 3 cucchiai d'olio. Uno, due e tre. Poi ci metto lo spicchio d'aglio e qua lo spicchio d'aglio lo tolgo perché devo fare friggere il merluzzo, quindi non è che stia tanto, tanto bene. Vogliamo sottolineare anche il fatto che comunque noi siamo post fede di nuovo a dieta, quindi non è una ricetta da tantissime calorie. Quante calorie sono in questa ricetta? Sono 200, circa 300 calorie. A porzione. A porzione. Allora, io metto prima nel duovo. Ok.
faccio così perché mi trovo più comoda. Poi nel pan grattato poi lo ripasso di nuovo nell'uovo e nel pan grattato, così che rimane bello croccante. Se ci vuole un altro uovo che magari assorbe tutto facendo due passate, lo potete mettere. Io ne metto sempre prima la quantità che devo mettere e poi se lo devo aggiungere lo aggiungo. È piacere. Mi ha fatto vedere un altro anche da un'altra angolazione che magari di là era troppo lontano e ci vediamo tra poco. Ecco, ho messo i peperoni e adesso ci metto un po' di acqua. Metto 4-5 cucchiaio di acqua. Appena una goccia di acqua, poi ci metto il sale e lo faccio andare. Adesso lo copro finché non si fa croccante. Questa ricetta in tutto è sui 50 minuti, neanche un'ora. Adesso siccome l'olio qua si è bello scaldato, ci metto il merluzzo. Il merluzzo che abbiamo preso noi è quello della Lidl, il bustone da 950 grammi, quindi era proprio il bustone quello grosso, quello confezione famiglia. Ed era in queste porzioni già che vedete, così belle grosse. Adesso intanto che qui si frigge, noi andiamo avanti e ci vediamo dopo quando si sono fritti tutti. Allora, abbiamo aggiunto anche i pomodori e adesso vi faccio vedere come si presentano il merluzzo fritto. Mi giro dall'altra parte. Ecco qua, questo è come si presenta il merluzzo. Adesso dobbiamo aspettare solo che cuociano i pomodori, giusto? No, 4-5 minuti. Okay. Non devono essere cotti cotti. Ci vediamo tra pochissimo. Adesso vi facciamo vedere com'è un impiattamento e quanto a porzione ce ne vanno. Ce ne vanno due, però per adesso ne metto uno. Ecco qua, se non metto qua tutto giusto. Ecco qua. Eccoci qua, questo è il risultato finito, speriamo che il video vi sia piaciuto,
Se non volete perdervi nemmeno uno di questi video, iscrivetevi, lasciateci un bel like. Se avete qualsiasi dubbio o richiesta su qualsiasi cambiamento, fatecelo pure, ci fa sempre piacere leggere i vostri commenti. Un bacione a tutti gli iscritti e ci vediamo al prossimo video, ricetta o spesa. Un bacione a tutti e alla prossima. Ciao ciao!